Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione di Chiave TV che parla dei problemi della salute. Se vi ricordate, avevamo presentato il dottor Tomasi, che è qui accanto a me, ortopedico specialista, che si parlerà della spalla. Oggi dedichiamo a una delle patologie più frequenti, poi magari ne faremo un'altra la prossima settimana. Qual è la patologia più frequente? Noi sappiamo che circa il 60-70% delle patologie della spalla coinvolgono la cuffia dei rotatori. Che cos'è la cuffia dei rotatori? La cuffia dei rotatori è un insieme di tendini che a mo' di cappuccio, quindi a mo' di cuffia, circondano la testa dell'omero e permettono il movimento della spalla. Faccio un piccolo disegno. Questo è quello che faccio a tutti i pazienti quando li visito. La spalla è fatta così. Questa è la testa dell'omero. La testa dell'omero si articola con una parte che si chiama glena. Sopra c'è un osso che si chiama acromio. E poi c'è la clavicola. Dentro la spalla esistono quattro tendini importanti. Un tendine che sta anteriormente, che si chiama sottoscapolare, che è un intrarotatore, fa questo movimento. Un tendine che sta superiormente, che si chiama sovraspinoso. Un tendine che sta posteriormente e si chiama sottospinoso, e questo è un extrarotatore. Sotto sottospinoso c'è un piccolo tendine che si chiama piccolo rotondo, e tra il tendine del sottoscapolare e il tendine del sovraspinoso passa il tendine che si chiama capolungo del bicipite brachiale. Questi, nell'insieme, sono i tendini della cuffia dei rotatori. Il tendine che maggiormente viene coinvolto nelle lesioni della cuffia è il tendine sovraspinoso. E la lesione quasi sempre parte nella sua parte anteriore. Perché, essendo poco vascolarizzato, la zona meno vascolarizzata è questa. Le cause. Perché si rompe? Fino a 10-15 anni fa si pensava che il conflitto fosse la causa principale di rottura della cuffia. Cosa vuol dire? Qualsiasi riduzione dello spazio subacromiale, cioè tra l'acromio e la testa omerale, provoca conflitto. Quindi certi tipi di acromio, tipo terzo, uncinato, mi riducono lo spazio. Quando io porto in alto il braccio, il tendine che sta tra due parti ossee viene schiacciato e si può rompere. La causa invece più frequente, adesso lo sappiamo, è appunto quella di tipo degenerativo, cioè il tendine si degenera e si rompe intorno ai 60 anni di età. E piano piano, più uno utilizza il braccio, più la lesione si ingrandisce e più si retrae. Come trattare queste lesioni? Dipende dall'età del paziente, dipende dall'attività lavorativa del paziente e dipende dal dolore. Ci sono pazienti intorno ai 60 anni, 65, che hanno un piccolo buco del tendine del sovraspinoso, ma non hanno male, quelli io non li opero. Io non opero un paziente, di solito, se non ha male alla spalla. Un po' diverso è un paziente giovane, un paziente che arriva da me a 40 anni, che ha avuto un trauma, perché di solito a 40 anni la spalla si rompe in seguito a un trauma, che ha una lesione del tendine, anche se non ha male, allora gli dico, guarda, hai 40 anni, se non te la riparo adesso, questa lesione si ingrandisce nel tempo e diventerà così grande che poi non potrò più ripararla. Quindi bisogna valutare il paziente, bisogna valutare l'attività del paziente, l'età del paziente, prima di decidere se fare un intervento chirurgico o non fare un intervento chirurgico, anche se c'è un tendine rotto. E tu questi interventi, dopo finiamo queste cose, li fai non incidendo. Esatto, io questi interventi li faccio tutti in artroscopia. L'artroscopia naturalmente ha migliorato molte cose per quanto riguarda il trattamento chirurgico della patologia della cuffia dei rotatori. Intanto non tagliamo nessun muscolo. Intanto riduciamo molto le infezioni, che prima erano frequenti, sì. Più frequenti, non frequenti. Riduciamo i tempi dei recupero post-operatori. Un intervento che di riparazione dura circa una trentina di minuti e che io, 30-40 minuti, se c'è un solo tendine coinvolto, e che io eseguo sempre in anestesia plessica, qui alla Rizzola. Sì. Ecco, cioè non in anestesia generale. Non in anestesia generale, grazie al buon rapporto e alla buona professionalità dei miei anestesisti, sì, senza dei quali il mio lavoro sarebbe molto più difficile. Bene, allora ringraziamo di questa bella illustrazione che è servita anche a me, perché con l'età ho questi problemi.
Lo rivedremo tra una settimana che si parlerà della seconda lesione frequente.